Buonasera a tutti e benvenuti alla celebrazione del plenilunio di Sagittarius. Iniziamo subito con il motto del Sagittario. Vedo la meta, la raggiungo e ne vedo un'altra. Questo motto sta a significare che il Sagittario ci porta ad una meta, ma che le mete sono cicliche e dunque raggiunta una meta ve n'è subito un'altra all'orizzonte. Il Sagittario è il segno preparatorio al Capricorno ed è chiamato in alcuni vecchi libri il segno del silenzio. Negli antichi misteri il neofita doveva sedere in silenzio e non gli era permesso di camminare o parlare. Doveva essere, lavorare ed osservare. E questa era la regola nelle scuole iniziatiche, per cui attraverso il silenzio si imparava anche l'obbedienza. L'obbedienza non solo ai superiori, ma anche al piano, all'insegnamento stesso. Ciò poiché non è possibile entrare nel quinto regno di natura, quello delle anime coscienti, o salire la montagna del Capricorno fino a che non si è imparato a parlare poco e controllare il pensiero. Questa è la lezione del Sagittario, controllo della parola mediante il controllo del pensiero. E dunque è un controllo preminentemente della mente, perché a questo Sagittarius ci vuole portare, scagliando quella freccia. Secondo il simbolismo sintetico di Sagittarius, tutto il progetto annuale si riduce a un mirare ad un bersaglio, scoccare la freccia, andare e raccoglierla dove è volata, e quindi unire l'inizio alla fine, il proposito con la meta. Il volere governa la prima di queste fasi, l'amore l'ultima, il moto diretto e intelligente la seconda. Ma ciascuno dei tre aspetti divini è presente e attivo in ciascuna di esse, seppur in dosi diverse. Il Sagittario fornisce un punto di equilibrio nel quale la visione viene coscientemente approfondita e viene estesa l'attività piena di significato. Il discepolo deve procedere regolare tra le coppie di contrari, le coppie di opposti, senza lasciarsi influenzare né dal potere che esalta né dal potere di ciò che cade, e dunque rimanere al centro tra le coppie di opposti per farne sintesi. Quando un uomo inizia un'attività concentrata in Sagittario
e si fa savio discepolo, quindi diventa man mano saggio, gli è possibile governare la propria personalità e dirigerla in modo da trasformarla in un vettore dell'anima. E noi sappiamo che questo è quel che si dice integrare la personalità all'anima. In meditazione si sviluppa l'occhio stabile che percepisce chiaramente i valori spirituali superiori, prima di scoccare la freccia del potere mentale, come abbiamo visto, con intento risoluto verso la meta da raggiungere. Questa è la qualità che, sviluppandosi, condurrà l'umanità attraverso il portale dell'iniziazione. Ed è dunque molto importante raggiungere questa fase. Ed ora passiamo al secondo momento di questa celebrazione, che riguarda il mito. Il mito che noi prendiamo è sempre quello delle fatiche di Ercole. Ercole è il prototipo del pellegrino sul sentiero che deve affrontare le prove per crescere. E dunque la fatica di Ercole, associata a Sagittarius, è la messa in fuga degli uccelli della palude di Stinfalo, simbolo della mente e delle emozioni, cioè di Kama e di Manas insieme. E dunque li mette in fuga tramite il suono aspro e penetrante emesso da due cembali di rame battuti insieme. Il rame è sacro a Venere, la signora del fuoco della mente. E dunque, provocando questo rumore assordante, lo stormo di uccelli gracchianti se ne va. Questo stormo di uccelli rappresenta la nube delle forme pensiero illusorie, sulle quali si ottiene la vittoria mediante la fusione tra personalità ed anima. Ed è il pieno controllo del pensiero e della parola, in seguito al conseguimento del silenzio e l'innocuità della mente, che si ottiene. Il glifo di Sagittarius, l'unico insieme a quello di Leo ad essere semplice e non dualistico, infatti è una freccia rivolta verso l'alto, come il simbolo della volontà, e quindi è questa freccia, ma anche un centauro, l'animale mitico metà cavallo e metà uomo, che è armato di arco, ma è anche a volte un arciere a cavallo. Dunque, questo insieme di simboli, come ad esempio quello del centauro, predominava nei miti e nei simbolismi antichi. E questa raffigurazione ha da sempre simboleggiato l'evoluzione e lo sviluppo dell'anima, con le sue mete umane, che sono l'egoismo, l'identificazione con la forma, i desideri e le aspirazioni. Quindi il centauro
raffigura proprio la personalità umana con tutti i suoi limiti, e lo scagliare quella freccia è un modo per superare quei limiti, andare oltre e raggiungere un bersaglio che è superiore. Bene, ora vediamo la terza e ultima parte di questa celebrazione e lo facciamo come sempre con una meditazione. E ovviamente scelgo una meditazione sul silenzio. E allora chiudiamo gli occhi e facciamoci piccoli, tanto piccoli da poter entrare nel nostro cuore. Sappiamo che il cuore sa connettersi con tutte le dimensioni e tutte le frequenze della vita, poiché è il nostro apparato di sintonia. E sappiamo che il cuore non conosce in questo né limiti né confini. Entriamo dunque nella profondità del cuore, ascoltiamo il suo battito rassicurante ed entriamo in quella grotta dove nasce il bambino interiore. E ciascuno di noi in quella grotta trova il suo bimbo interiore. Lo possiamo accarezzare e far sì che, ascoltando quel battito, possiamo assieme a quel bimbo cavalcare l'onda che si propaga sempre più nel profondo. E dunque andiamo cavalcando quell'onda sempre più nell'infinito e ascoltiamo quell'infinito sondandolo attraverso il cuore. E mentre lo penetriamo, scorgiamo un punto di luce nella profondità di questo spazio infinito. E l'onda si avvicina sempre più a quel punto di luce, finché lo raggiunge e penetra il suo centro. Ora siamo in quel centro che è origine della luce ed è un centro pieno di vuoto. Non vi è sopra e non vi è sotto, non c'è fuori e non c'è dentro. In quel vuoto ascoltiamo il silenzio.
Ora emergiamo da questo silenzio e portiamo con noi ciò che è affiorato nella sua presenza. Portiamolo con noi, facciamolo emergere dalla profondità del cuore e affidiamo alla sua custodia questo risultato che è la voce del silenzio, la voce dell'anima con i suoi sussurri che ci invita a cogliere la vita e a portarla nei nostri atti quotidiani. Una vita fatta di frequenze superiori, le frequenze del divino, portate nelle nostre faccende. Ed ora, ciascuno coi propri tempi, ritorni alla coscienza di veglia. Ed ora finisce questa celebrazione, ma non prima di recitare la grande invocazione. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Bene, la celebrazione è terminata e vi auguro di ritrovarvi
al prossimo plenilunio e al solstizio d'inverno che si terrà martedì sempre alla stessa ora.